from the beginning. Ciao, sono Sofia Braido, scritto a Barcellona. Ho patinato con Flash, senza Flex, questo significa che la tavola c'ha più ammortizzazione. Io sono sempre rimasto un po' sulla forma e sulla tavola del stile verso più lo skate, perché mi piace skateare con una tavola grande per il fatto del peso e sentirmi la tavola quando faccio un trucco che si mi attaccano i piedi. Il fatto di avere una tavola lunga per me è una sensazione bellissima. Fare un flip ovviamente con una tavola lunga non è la stessa roba di fare un flip con una tavola corta. Oddio, che è molto più difficile, che è molto impegno, che è molto più lavoro, che devi starci più indietro, è ovviamente chiarissimo. Però alla fine quando fai un trucco con una tavola grande vai a casa e dici: oh, oggi sono soddisfatto, oggi ho fatto questo trucco, magari dove c'è tanta gente che non ci riesce o che magari non ce la fa ad avere una tavola tanto larga. Per questo a me piace fargli vedere come si fa, che passi ci sono per fare determinati trick ed arrivare più lontano possibile. Io ho sempre skateato tavole che pesavano chili e facevo fatica, arrivavo a casa stanco, il giorno dopo non potevo skateare perché mi facevano male i piedi e le gambe. Un mese fa ho avuto l'opportunità di skateare per questa marca che si chiama Alternative Longboard, è una marca polacca e questa tavola qua è stata fatta di tre parti, per così dire. Hanno fatto il tail e il nose, una plastica dura, molto compatta, e per alleggerirla hanno voluto togliere i laterali delle tavole mettendo una cappa più fina di legno e di mezzo a mettere due cappe di legno, per così essere resistenti in totale tutta la tavola avendo queste due cappe in mezzo, ed nei lati alleggerirla, che non succede niente, nei lati si prende qualche colpo eccetera, normalmente è più resistente. Dopo ci hanno messo questa cappa fino a qua, che forse si vede per il colore, ovviamente può essere chiaro, che proprio fa differenza, e per esempio se prendi un colpo qua è più difficile che si rompa la tavola, in cambio se lo prendi sul legno magari forse sì. Dopo è stata rivestita tutta di fibra, e niente, questa è la tavola che ad oggi io skate e che veramente mi piace, che è il mio tipo di tavola. Ad oggi c'è molta gente che skate a vari tipi di ruote, per esempio un caro grande amico mio, Michel Moya, che sta skateando per varie marche grosse, skate a ruote morbide, ruote molto morbide e soprattutto piccole, perché è importante avere le ruote piccole, perlomeno penso io, per non avere contact patch con la tavola, no? Per non stringere e non girare troppo e non toccare verso la tavola, per così infermarti e magari anche farti male, no? Poi per esempio Marcos Villefort, che per me è un esempio da seguire, io seguo il suo stile, mi piace come skate veramente, e lui usa ruote dure e io di fatto usavo ruote morbide, e gli ho chiesto: Marcos, ma perché tu usi le ruote dure? E lui mi ha spiegato tutto ciò, che era per una base di più far vedere che era skate, per così dire, anche per fare più slide facilmente e più fare trucchi simili allo skate, come lo skate, no? Per esempio thrash pop, thrash flip, o incluso big spin, tutti questi trucchi che con lo skate si fanno realmente facilmente, e con una tavola grande è più difficile. Questa ruota qua è stata fatta per un mitico e famosissimo, la famiglia Sergio Iuppi, che è il creatore di AB15. L'hanno creata perché questo tipo qua era un freerider downhillero da tutta la vita, lui voleva sempre di più, sempre di più, sempre di più, e praticamente queste ruote per lui sono quelle che si consumavano meno, no? Lui si tirava ogni giorno, consumava con le ruote morbide 2 o 3 set al giorno, e poi hanno deciso di creare questa ruota qua. Questa ruota qua è 100A, è della marca AB15. Io ho usato, ormai questo è il terzo paio che cambio quest'anno. Le ho usate, le sue caratteristiche, oddio, non lo so bene, perché io le uso per fare longboard, Sergio Iuppi le usa per scendere e fare freeride,
quindi una categoria in concreta penso che non ce l'hanno. A me mi va molto bene per fare freestyle e dancing, però ognuno ha i suoi gusti e questo è incomparabile, ognuno skate quello che lui vuole. Che è successo? Si è rotto un cuscinetto, penso. Vedete ragazzi, come vi dicevo, io penso che le mie ruote sono andate per l'ennesima volta. Allora, questa era la parte interna che in teoria doveva sostenere il cuscinetto, però si è rotta. Non lo è più. Quindi questo è il cuscinetto e quindi non c'è niente. Non c'è niente che separa i cuscinetti tra di loro. 2018 sul tema longboard è calato tantissimo, tantissimo. E purtroppo le marche ad oggi hanno costruito e hanno fatto due team diversi, perché ad avere calo di compra e vendita di materiale, ovviamente la marca ci pensa sopra e ti dice: non posso perdere determinati soldi al mese per darti a te del materiale o farti a te favori. Oddio, ad oggi, adesso come adesso, hanno fatto due tipi di team, il flow team e il pro team, per così dire, pro team. E nel flow team, per esempio, ti danno qualche sconto sulla tavola, magari qualche maglietta, o magari ti fanno più che altro rappresentare e fare costruire, per esempio prendono gente giovane di magari dai 10 anni ai 15 anni che può, per così dire, crescere e a un domani essere nel pro team e skateare più grandi che ci siano, no? C'è gente che li pagano viaggi e che magari gli danno materiale gratis per presentare la sua marca, e magari c'è gente che no, che semplicemente skate, gli danno materiale e incluso devono anche magari lavorare tipo un part time, perché lo skate c'è un costo. Magari le ruote, sì, è vero, ti costano 60 euro, ma dopo un mese, per esempio come skate io che skate ogni giorno, ho determinate ore di allenamento, le ruote si consumano, ovviamente, come tutto. E per la gente che non è sponsorizzata o che semplicemente gli danno uno sconto, è difficile, perché una tavola non costa come un skate, costa altro tutto. Io, pagandoti una tavola di queste, te ne compri tre skateando in skate, quindi oddio, è un po' difficile avere la fortuna e di avere i soldi o mamma e papà che magari te le regalano. Io ho la fortuna di skateare a Barcellona e a skateare con gente molto molto forte e ogni giorno magari imparare un trick diverso. Però per esempio, come in Italia, c'è gente che magari non è su una grande città come Milano, Roma, Bologna eccetera, che non lo lasci, perché è davvero un talento, ragazzi, è davvero un talento. E se potete andare avanti, anche se skateate da soli, vi mettete le vostre cuffiette, musica, vi fate un po' di compagnia e ragazzi, non lo lasciate, perché è davvero un talento. Hit it, boy. Vabbè raga, qua c'avete il ragazzo che vi stavo parlando prima, Miguel Moya, che skate per varie marche americane. E niente, adesso skateiamo un po' insieme, perché ad oggi siamo molto amici e per me è un idolo, perché skate che adesso ve lo dimostrerà, ragazzi. Bella! Che andiamo?